Ciao a tutti, sono Bomb777, benvenuti nel miglior Udinese della storia, gli Ultimate Team usando tutte le carte da FIFA 10 a FIFA 15. Come sempre però, prima di iniziare vi ricordo di mettere mi piace a questo video per avere altri video di questa serie, quindi altre squadre migliori, e vi ricordo di commentare qua sotto nei commenti scrivendo un'altra squadra e il vincitore poi vincerà 5.000 crediti. Comunque siamo pronti perché questo Udinese non è per niente scarso. Infatti partiamo subito con un 87, Handanovic da FIFA 10. Un grossissimo portiere, buone statistiche. 5 sopra l'80, addirittura 2,87 che sono posizionamenti riflessi. Grande portiere Handanovic, si parte veramente bene. Il terzino sinistro è da FIFA 14, quindi già questo fa capire come saranno utilizzati tutti i FIFA, perché c'è veramente una grossa varietà stavolta. Anche Armero un buon terzino dall'anno scorso, tanti l'avranno provato sicuramente perché non costava neanche tanto. Veramente veramente buono, soprattutto in velocità e le statistiche in game, buono Armero. Il primo centrale che troviamo è anche lui da FIFA 14, ovvero Danilo. Lui è 80, è un oro, quindi non tantissimo da dire su di lui, non è il miglior difensore del mondo guardando le statistiche. Però vicino a lui abbiamo Benatia da FIFA 13, 87 di overall, pure lui come Handanovic, lui Team of the Season. Che carta, un buonissimo centrale, alta difesa, alto colpo di testa, velocità che alla fine bassa non è, un buon difensore Benatia. E a concludere la difesa abbiamo un altro giocatore da FIFA 13, ovvero Basta. Quindi due da FIFA 13 e due da FIFA 14. Terzino normale, basta, non fa schifo, non è il migliore del mondo, però assolutamente accettabile. Il primo centrocampista che troviamo è Gaetano D'Agostino, anche lui da FIFA 10. Lui 85 di overall, 90 di passaggio, 79 di dribbling, 77 di tiro e 77 di difesa. Che grande centrocampista. Dall'altra parte abbiamo Inler da FIFA 11. Guardate che sfiga, tutte sopra l'80 tranne il colpo di testa che è 74. Anche lui un informa buono. E guardandolo adesso meglio sembra ancora più buono di quanto pensassi. A concludere il centrocampo però abbiamo un altro giocatore da FIFA 11, ovvero Asamoah. Anche lui 5 statistiche sopra l'80 o almeno 80. E anche lui il colpo di testa, che palle. Forse tra i due preferisco Inler, però anche Asamoah schifo non fa. Passiamo adesso però all'attacco. Il primo che troviamo è un altro giocatore da FIFA 11, sto parlando di Isla. E voi state dicendo, ok, ma lui, aspetta, qua cambiamo, lui è un ala destra. Eh sì, l'ho messo a sinistra perché non ci sono ali sinistre abbastanza forti. Cioè, mi avrebbero bastato tutto, io l'ho messo, tanto è una squadra infattibile. È la prima volta che lo faccio, di solito non lo faccio mai. Però stavolta volevo metterlo perché dai, poi è un informa, così già non ce ne sono tantissimi, lo dovevo mettere. In generale è buono anche Isla. Dall'altra parte però abbiamo questa volta sì un'ala destra giusta, Sanchez. Sempre carte scarse Sanchez, sì 90 di velocità, 94 di dribbling, 86 di tiro, 82 di passaggio. Pure Sanchez una carta enorme, veramente buonissimo, buonissimo, buonissimo. E ancora più buona è la nostra punta, ovviamente non può mancare Di Natale. Lui da FIFA 13, 92, anche lui Team of the Season. E che punta, 92 di velocità, 94 di tiro, 93 di dribbling, 89 di passaggio. C'è sempre il colpo di testa che è basso a tutti, guardate, tutti tra le menati. Però una super punta. Questo quindi era il miglior Udinese della storia di Ultimate Team usando tutte le carte da FIFA 10 a FIFA 15. Io vi ricordo ancora di suggerirmi qua sotto nei commenti un'altra squadra da fare per poter vincere 5.000 crediti. E se il video ti è piaciuto metti mi piace, iscriviti al mio canale e commenta. Da Bomb777 è tutto. Ciao a tutti.